Nel 2018 sono stati circa 450.000 gli interventi di assistenza a persone in difficoltà realizzate dai 18 help center presenti nelle stazioni ferroviarie italiane. Si tratta di punti di accoglienza per chi ha bisogno, situati nei pressi delle stazioni che Ferrovie ha dato in comodato gratuito ad associazioni che se ne occupano. D'intesa anche con l'amministrazione comunale, affinché praticamente negli stessi si possa organizzare un servizio dedicato alla gente che soffre e che ha bisogno. Anche Ferrovie però partecipa direttamente con queste persone, con queste associazioni, nel promuovere, nel chiedere, informare, indirizzare e guidare all'ascolto di queste persone. È una nostra iniziativa, crediamo e pensiamo che il valore sociale è anche un valore economico e quindi, visto che è una grande organizzazione, abbiamo a disposizione questi spazi e questa organizzazione, abbiamo il convincimento di doverla necessariamente mettere a disposizione. Anche la stazione di Firenze ha il suo help center, da poco trasferito in via Valfonda. Esiste da un po', ma è stato ufficialmente inaugurato in occasione della presentazione del rapporto 2018 dell'Osservatorio della Solidarietà nelle stazioni italiane. Mediamente ogni anno sono oltre 3.600 le persone che ricevono assistenza nell'help center di Santa Maria Novella. Il nuovo locale da 260 metri quadrati, gestito dall'associazione ACISIF, è uno sportello di ascolto, orientamento e sostegno per emergenze e bisogni primari della persona. Siamo uno dei primi, pochi, anzi forse l'unico help center che...